Ieri è stata una giornata importante, una giornata difficile, nel momento più caldo di misure complesse per difendere la vita dei cittadini che ha voluto lo Stato. E i temi riguardano la salute. La salute è una parola che ha la stessa tipologia di salvezza. Salute e salvezza, salus e salvezza. La salvezza è quella del nostro corpo ed è anche quella della nostra anima. Per questo io saluto una giornata che per me è stata molto importante e che non può essere stata scelta a caso da Papa Francesco, perché è venerdì 13 marzo del 2020, esattamente il giorno in cui ricorre l'anniversario del pontificato di Papa Francesco. Il 13 marzo del 2013. Ecco, scegliendo quel giorno, non a caso, il Papa ha deciso di riportare all'attenzione degli uomini i valori dello spirito. Certo, è importante la salute, è importante anche l'ansia, la preoccupazione, la psicosi che fa andare le persone negli ospedali per vedere se hanno il morbo. Questo naturalmente ha creato quegli intasamenti che sono il problema reale. Ma non voglio discutere di questa materia e delle polemiche che io stesso ho sollevato, ma del fatto che ieri è stata una giornata importante perché il Papa ci ha richiamato a valori diversi. Noi, quelli che credono, possono pregare, devono poter fare la comunione, devono ascoltare le messe, possono entrare come si entra nei supermercati, in numeri contingentati e quindi non si capisce perché aperti quelli e chiuse le chiese, dove noi abbiamo la salute del nostro spirito e dove c'è una salvezza per chi crede, che è quella di chiedere aiuto a Dio, chiedere aiuto alla Vergine e sperare che comunque ci sia un'altra vita. È legittimo o dobbiamo essere diventati tutti atei e tutti comunisti? Dobbiamo accettare le indicazioni della Cina e di un governo senza ragione. Ebbene, questo io oggi saluto, che il Papa è tornato Papa. Ha riaperto le chiese, ha detto ai sacerdoti che possono fare funzioni, naturalmente rispettando regole di salvezza anche personale. Ma certo, l'anima è una dimensione importante per molti di voi che siete stati credenti, che forse lo siete ancora. Certo, anche la Chiesa pensa piuttosto al corpo, ed è giusto, ma la Chiesa che ho in mente io è la Chiesa di San Carlo, che andava in visita agli appestati, che andava nei luoghi dove rischiava lui di perdere la vita, in nome di una vita superiore, della salvezza, che è la salute più alta. Allora, voglio ringraziare Papa Francesco, non solo perché ha dato indicazione di riaprire le chiese, ma perché ha detto una frase che da sola vale per riscattare tante delle considerazioni che io ho fatto e che possono anche essere sbagliate, di cui posso scusarmi con quelli che oggi mi aggrediscono. Ma ha detto il Papa Francesco, le misure drastiche non sempre sono buone. Le misure drastiche non sempre sono buone. Le misure drastiche non sempre sono buone. L'ha detto il Papa, che apre di nuovo le chiese perché voi possiate andare a pregare e a cercare aiuto al di là dei governi che passano e degli errori degli uomini, ma della certezza di Dio che è dentro di noi. Ringrazio Papa Francesco. Le misure drastiche non sempre sono buone. Ricordatelo, quando sarà passata questa bufera, cercheremo di capire le cose giuste e gli errori. Ma il Papa riapre le chiese perché la salvezza è importante almeno quanto la salute.